E ciao ragazzi, benvenuti alle rubriche di Viaggio Impara. Oggi siamo a Londra per parlare della cattedrale di St. Paul. Oggi Londra è una metropoli multiculturale, dove il vecchio e il moderno si incontrano ad ogni angolo di strada. Ma alcuni monumenti restano unici, come la cattedrale di St. Paul. Situata nel quartiere Ludgate Hill, è visitata ogni giorno da centinaia di turisti. La vecchia cattedrale di St. Paul fu costruita in legno in epoca tardo-romana e subì diverse ricostruzioni e distruzioni a partire dall'anno 1000. In principio presentava una guglia alta circa 130 metri e che poi fu distrutta da un fulmine e mai più ricostruita. Nel 1666 Londra subì il grande incendio che distrusse quasi completamente la cattedrale. Si decise così di ricostruirla nuovamente e si organizzò quindi una commissione di religiosi e funzionari cittadini, la Royal Commission, che affidò il difficile compito della ricostruzione a un astronomo e matematico, Christopher Wren. Tuttavia, le idee innovative di Wren non incontrarono subito l'approvazione della commissione, cosa che bloccò i lavori per ben 9 anni. La prima pietra fu posata infatti solo nel 1675. A quell'epoca Londra era dilaniata da conflitti religiosi che vedevano da un lato protestanti e cattolici, pertanto anche la forma di una chiesa era molto importante. Lo stile gotico ormai è considerato rozzo e sorpassato, e Wren per la sua chiesa cerca forme più classiche ed eleganti, come quelle delle chiese cattoliche in Francia e in Italia, ma che purtroppo sono bocciate dagli uomini che lo finanziano, in quanto membri del clero protestante. Quello che molti forse non immaginano guardando la cattedrale dall'esterno è che il secondo piano in realtà non esiste. Non è altro che un enorme paravento costruito per nascondere alla vista dei contrafforti, come quelli che si vedono nelle cattedrali gotiche. Wren calcolò che per sostenere il peso del tetto la struttura non poteva fare a meno di questi elementi, ma riuscì comunque con questo trucchetto a dare alla cattedrale l'aspetto desiderato. Wren incontrerà molti problemi finanziari e ingegneristici durante le varie fasi della costruzione, ma riuscirà a vedere la sua opera completa prima di morire, un privilegio che a molti artisti e architetti non sempre è concesso. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video! Se ancora non lo hai fatto, visita il nostro blog e iscriviti al canale di Viaggia e Impara. La curiosità non è mai abbastanza.